Ciao a tutti, vi presento Luca Magnocavallo, Vittoria, campione italiano, AMSCI, fresco uscente, e Polman, giro più veloce, Andrea Attura. Descriveteci rapidamente il formulino, come è fatto, quali sono le caratteristiche. Vai Luca, a te Allora, la parola. Togliamo la scocca e andiamo a trovare un po' la macchina che è semplicissima, anche se negli ultimi anni si sono evolute molto. È un due ruote motrici, come potete ammirare. È una macchina a due ruote motrici, ha l'anteriore totalmente svincolato, un telaio in carbonio, ha la possibilità di avere i link che fanno per dare maggior Faccia vedere trazione lateralmente. al posteriore. A questi movimenti, chiaramente per far sì che questo accada ha tutto un sistema di sospensione, come potete vedere, sia avanti che laterale, per cercare di far stare giù la macchina. È una macchina abbastanza semplice, sia da guidare che da settare. Poi andare forte è un altro discorso. Descrivici l'avantreno, come è fatto e come si fanno le regolazioni. In L'avantreno è molto questo semplice, caso. sono due trilateri ovviamente su assale per ruota. Sostanzialmente la sospensione è di tipo rigido e c'è una molla sotto alla ruota, vicino al perno della ruota, che permette ovviamente l'escursione dell'ammortizzatore, diciamo, della ruota, per prendere le disconnessioni. In Camber e sostanza, caster, come si modificano? camber e caster ci sono in questo caso, per questo tipo di macchina ci sono degli inserti che sostituendoli si può cambiare le angolazioni del caster e del camber. Ma tutto molto semplice, quindi senza bisogno di fare ulteriori misurazioni. Invece Luca, descrivici velocemente la sospensione posteriore, perché tu hai detto ha un ammortizzatore centrale e un Sì. basculo, poi vedo anche altri due Ha ammortizzatori. due ammortizzatori laterali, in questo caso ad olio, E che molto spesso servono? anche a grasso, e per permettere questo movimento laterale di essere più o meno fluido. Questo in base alle esigenze della pista, se c'è molto grip, poco grip, se anche alle caratteristiche di guida del pilota. Mentre questo ammortizzatore qua serve per le sconnessioni della pista e per aumentare o diminuire la trazione in base alla pista, Alle condizioni della alle pista. condizioni della pista. Invece Luca, Andrea, descrivici velocemente l'elettronica. L'elettronica, come tutte le macchine RC elettriche, c'è un regolatore di tensione, un regolatore elettronico che manda praticamente la potenza dalla batteria, che è questo elemento più grande centrale, la manda al regolatore elettronico, che a sua volta, la regola, quindi dà l'impulso ovviamente dell'accelerazione, della decelerazione del freno al motore, che invece è ovviamente posto in questo caso proprio quasi vicino all'assale Che tipo di posteriore. motore monta? Questo è un motore 21,5 spire, quindi è un motore stock, un motore molto di quelli. Brushless. Un motore brushless, sì, di un alto spiraggio, quindi vuol dire che è un motore particolarmente poco performante, però su questo tipo di modelli, che ovviamente hanno un peso molto ridotto, fornisce già delle prestazioni adeguate. Tanto è vero che a Cassino fondo dritto stava come 13 e mezzo, praticamente. Sì, effettivamente un motore di questo spiraggio, che è circa la metà di un motore stock per la Touring, sviluppano più o meno su un rettilineo come quello di Cassino, sviluppano più o meno la stessa velocità di punta, circa 70 km orari. Allora, per quanto riguarda vedo gli alettoni, Sì. a che servono? In buona A sostanza, parte la l'alettone, come fattezza. tutte, ovviamente, come tutte le macchine, anche scala 1-1, quelle vere, servono per dare la portanza alla parte anteriore o alla parte posteriore dell'autovettura. Questa è nello specifico la mia autovettura. Io uso alettoni molto scarichi, significa con poco carico aerodinamico sia sull'anteriore che sul posteriore, per avere una macchina sicuramente più neutra e quindi più lasciare più all'assetto o alla guida la scelta ovviamente di quanto forzare, di quanto entrare e di quanto poter girare. Comunque ovviamente un'ala più carica dà più grip a seconda dove viene caricata, all'anteriore dà più grip all'anteriore, cioè la macchina girerà di più. E sul posteriore, un'ala più carica sul posteriore, avrà in ingresso curva sicuramente una più appoggio alle ruote posteriori. Ok, invece per quanto riguarda Luca, descrivici le gomme, perché ultimamente negli ultimi anni c'è stata l'evoluzione di questa In questo categoria. caso credo si sia trasformato tutto il mondo del Formula in gomme in lattice. Una volta erano gomme in spugna, si è passati a gomme in lattice. Ci sono gomme di tantissime marche, e hanno bisogno di una guida
un pochino più fluida, non si può forzare, non si può guidare la macchina tipo touring, per capirci, perché altrimenti si surriscaldano le gomme e la macchina tende a fare diversi. Invece quindi molto Formula è una macchina sicuramente per fare allenamento, è un ottimo mezzo, molto simile alla realtà, quindi molto simile alla realtà, quindi molto simile alla realtà. Quindi la gestione delle gomme anche su una gara lunga. Beh, poi ognuno ha le sue idee, perché c'è chi le scalda molto, chi non usa termocoperte, chi usa dei liquidi, chi preferisce andare senza liquidi, in base alle condizioni. Tu all'italiano che cosa hai, come ti sei comportato con le gomme? Io, siccome faceva molto caldo all'italiano, ho fatto la scelta di andare senza liquidi e senza termocoperte. Quindi è zero, cioè tu le pulite? Pulivo le gomme prima della partenza e le lasciavo. La pista era pulita, era in ottime condizioni, di conseguenza per la tipologia della mia guida mi trovavo meglio. E tu, Andrea? L'esatto contrario, cioè? Additivo, lo scaldate molto su tutte e quattro le gomme. Tant'è che la prima finale che siamo partiti, dove abbiamo fatto un piccolo briefing prima della partenza, e sono passati circa 10-15 minuti dal momento in cui ho portato la macchina in pista al momento in cui siamo partiti, ho avuto grandi difficoltà ai primi giri a tenere la macchina, perché da una condizione di gomme liquidate calde sono passato a una condizione di gomme liquidate fredde, e quindi ho avuto difficoltà a portare in temperatura le macchine. Però di norma ovviamente preferisco usare gomme liquidate calde in partenza. Allora, descrivici ultimamente, come ultima cosa, il differenziale, perché adesso esistono anche vari tipi di differenziali, spiegaci un po' e faccelo vedere. Allora, intanto ci sono dei differenziali che faccio non vedere. Sono ammessi alle gare. Ad alcune gare alcuni differenziali non sono ammessi. Di che tipo di differenziali? Adesso ci arriviamo. Questo è un differenziale a sfere, che è quello maggiormente usato un po' da tutte le marche costruttrici. È fatto internamente a tantissimi pezzi, tra cuscinetti, cuscinetti reggispinta, queste sfere, i piattelli, ma secondo me è il cuore del Formula 1. Quando un differenziale è in ordine, è pulito, ha il giusto grasso, aiuta molto la macchina a essere molto stabile e più semplice da guidare. Poi ultimamente sono usciti dei differenziali a satelliti, che poi tra l'altro si è tornato un po' indietro negli anni, che io tra l'altro sto provando, dopo averlo comprato lo sto provando in diverse piste e mi sto trovando veramente molto molto bene, perché a mio dire la macchina è ancora più semplice, con meno manutenzione del differenziale, e mi sto trovando molto bene. Quindi come potresti riassumere, diciamo, due tipologie, satelliti e sfere, caratteristiche e pregi di ognuno? Beh, sicuramente il satellite ha bisogno di meno manutenzione, mentre quello è svantaggio? Ancora ne devo trovare, onestamente, probabilmente è personale, va sicuramente modificato un po' lo stile di guida, quello indubbiamente, ma una volta che uno lo... E caratteristiche e pregi delle sfere? Sfere, diciamo che lo puoi regolare, al controllo di quello a satelliti che puoi regolarlo con del grasso, ma hai delle regolazioni meno fini. Quello a sfere sicuramente ha più regolazioni, più possibilità, per cui ti aiuta in base alle condizioni, però comunque sono due ottimi prodotti. Quindi vantaggio per la pista sporca, magari è meglio per il... Sì, probabilmente su una pista molto sporca quello a sfere ti può dare una mano. Caratteristiche dell'assetto, e chiudiamo, di una macchina da Formula 1, in Formula 1 insomma. Sì, le caratteristiche principali, come abbiamo detto, è cioè, la tu parte... che preferisci avere una macchina molto rigida, molto o una macchina al contrario molto morbida? No, io preferisco avere una macchina molto morbida sull'anteriore e più rigida sul posteriore, e quindi è una macchina che comunque tende a scorrere molto a centro curva e a tenere poco, quindi è una macchina sostanzialmente più difficile da guidare. Però è una macchina che in determinate condizioni, di pista pulita, di pista additivata, di pista in buone condizioni, magari può sicuramente andare più veloce di una sicuramente più calma, però è più difficile da guidare. Quindi una sostanza più rigida sul posteriore e leggermente più morbida sull'anteriore. Ok, salutate. Ciao, ciao ragazzi.